Un saluto da Cromboy e benvenuti ad Agosto in Gioco, appuntamento mensile nel quale vedremo i giochi di strategia o simulazione in uscita che più hanno attirato la mia attenzione. Il caldo torrido non ha fermato gli sviluppatori indipendenti che anche questo mese mi hanno fornito una ricca cornucopia di titoli tra i quali scegliere. Cominciamo! Il 1 agosto gestiamo una fabbrica di auto in Car Manufacture, un gestionale nel quale dovremo costruire la nostra fabbrica con annessa rivendita e produrre le nostre auto. Il gioco parte dall'inizio della storia dei motori e il primo modello che abbiamo nella demo è un triciclo. E per quanto si può vedere dalle immagini potremo costruire auto fino a circa gli anni 30, ma è probabile che vengano aggiunte auto più moderne nel corso dell'Early Access. Questo gioco si focalizza più sulla gestione dei dipendenti rispetto a titoli simili come Production Line che abbiamo visto in precedenza sul canale. Car Manufacture sarà il titolo di esordio per Stereo Games e sarà disponibile in italiano. Il 5 agosto impariamo a disegnare in pixel art con Pixel Art Academy Learn Mode, un gioco didattico nel quale potremo esercitarci e imparare i trucchi della pixel art utilizzando esempi reali provenienti da videogiochi del passato. Sarà inoltre possibile utilizzare alcuni degli sprite creati in questo gioco all'interno di alcuni minigiochi retro. Pixel Art Academy Learn Mode è il titolo di esordio per Matei Retro Jam e uscirà in Early Access. Un altro genere che sta andando per la maggiore quest'anno è il gioco basato su tessere esagonali da mettere insieme per creare un territorio agricolo idilliaco. In Preserve faremo qualcosa di simile. Creeremo un ecosistema dove far prosperare diversi animali. Questo titolo mi ha ricordato per certi versi Cascadia, che è un gioco da tavolo che vi consiglio. Preserve è il secondo titolo di Bitmap Galaxy dopo Yestermorrow e verrà rilasciato in Early Access l'8 agosto. Il 9 agosto saliamo tutti in carrozza con Train Valley World, gioco dove dovremo costruire ferrovie per spostare risorse in un modo abbastanza semplificato e su mappe molto colorate, quasi simili ad un trenino giocattolo. La serie Train Valley ci ha portato già due giochi di successo, rispettivamente con l'89 e il 90% di recensioni positive su Steam, sviluppati sempre da Flazm. Train Valley World sarà disponibile in italiano. Il 9 agosto produciamo e filmiamo il nostro reality show In The Crash House. Si tratta di un gioco unico nel quale dovremo manovrare una telecamera e soddisfare in tempo reale i desideri del nostro pubblico. Sul canale potete trovare un video dove gioco alla demo uscita durante l'ultima Steam Next Fest. The Crash House è sviluppato da Nerial, uno degli sviluppatori della scuderia di Devolver, che già conosciamo per Card Shark, che ha ben il 91% di recensioni positive su Steam. Il 15 agosto è tempo di un classico titolo annuale di EA Sport, ovvero Madden NFL 25. La versione di quest'anno dovrebbe avere in particolare una rinnovata modalità franchise con una storia più variata e naturalmente anche una ennesima espansione del playbook, che poi tanto io uso sempre gli stessi quattro schemi offensivi. Madden NFL 25 è sviluppato sempre da Tiburon, che con il titolo dello scorso anno aveva ricevuto appena il 46% di recensioni positive su Steam. Speriamo che quest'anno abbiano fatto qualcosa di meglio, perché parliamo di un titolo da 70 euro per la versione base e addirittura 100 euro per la versione premium, solo per veri appassionati di football americano,
anche perché questo titolo sarà disponibile solo in lingua inglese. Il 23 agosto uscirà Galaxy Burger, un simulatore di cucina in un fast food spaziale ambientato nello stesso universo di Galaxy Bus Station, che è un altro titolo che potete trovare sul canale. In questo gioco dovremo seguire alcune complesse ricette utilizzando una piastra, una friggitrice e una soda fountain, e dovremo soddisfare l'ampia schiera di alieni che avevamo già conosciuto nell'altro titolo di Galactic Workshop, che ha ricevuto il 91% delle recensioni positive su Steam, pur non raggiungendo la soglia delle 1000 recensioni. Galaxy Burger sarà disponibile in italiano. Il 26 agosto costruiamo la nostra colonia post-apocalittica in Endzone 2. Questo gioco si concentra sulla raccolta di risorse e la costruzione di una catena di produzione per creare tutto quello che servirà ai sopravvissuti. Inoltre, di tanto in tanto, dovremo lasciare la colonia per effettuare delle ricognizioni utilizzando dei veicoli. Ho provato la demo di questo titolo durante l'ultima Next Fest e potete trovare il video sul canale. Endzone 2 è sviluppato da Gentrimad Studios, ovvero gli stessi autori di Endzone, che ha il 76% di recensioni positive su Steam. Endzone 2 uscirà in Early Access. Il 27 agosto uscirà Smite 2, il seguito di Smite, un multiplayer online battle arena o MOBA free to play del 2015 che ancora oggi riesce a superare i 10.000 giocatori contemporanei di picco su Steam, senza contare le console. Il lancio di un sequel che andrà a rimpiazzare un gioco con così tanti giocatori non è mai un'operazione semplice, soprattutto perché in un free to play molti giocatori hanno speso parecchi soldi e ora dovranno ripartire da zero. Non conosco abbastanza questo gioco per dire però se ci saranno piani per conservare o trasferire i propri personaggi da un gioco all'altro o se comunque ci saranno vantaggi per i giocatori che sono ancora fedeli al titolo originale, che ha ancora il 79% di recensioni positive su Steam. Smite 2 è sviluppato da Titanforge Games e penso che lo proverò dato che non ho mai giocato ad un MOBA. E concludiamo la lista di giochi di agosto con Breakaway, un gioco nel quale esploreremo la galassia gestendo la nostra astronave con un sistema di carte e combattimenti a turni. Questo titolo sarà l'esordio per Edgeflow Studios e verrà distribuito da Wood Doors, ovvero il distributore che quest'anno sta inanellando una serie di successi che vanno da Manor Lord a Cataclismo fino a Worker and Resources Soviet Republic. Vediamo se anche questo titolo si rivelerà un successo quando uscirà il 30 agosto. Breakaway sarà disponibile in italiano. Ecco i giochi non usciti a luglio, sono solo due. Capitalism Craft, che per il momento non ha una data d'uscita segnata, e Justin Manager, che uscirà il 19 agosto. E questo mese la lista dei giochi con meno di 100 recensioni è particolarmente lunga, probabilmente anche perché è estate e forse anche le vendite su Steam sono più basse. Non chiediamoci troppi perché e andiamo a vedere cosa include questa lista. MotoGP Manager, questo particolare gioco in cui si gestiscono gare, non è arrivato a 100 recensioni, così come Warship, The Last Alchemist, My Museum Treasure Hunter, che è un classico simulatore di lavoro, Simple Trains, che avevamo provato, abbastanza carino anche se era una sorta di molto vicino clone di Minimetro, Snowplowing Simulator, questo lo trovate sul canale, effettivamente è un Early Access e per ora la componente dello spallare la neve è un pochino troppo limitata a strumenti a mano e quindi capisco che il gioco probabilmente
richieda un pochino più di tempo per arrivare alle 100 recensioni. Captain Contraptions Chocolate Factory, o è anche Scrooge War Remastered, questo è un remaster di un buon vecchio gioco di strategia. Adesso non chiedetemi se era ambientato questo gioco nelle guerre napoleoniche o nella guerra di secessione, perché proprio in questo momento non lo ricordo. Forgotten Mines, The Fall of Alter Station, che proveremo nei prossimi giorni, forse addirittura settimana prossima, è una sorta di tower defense con un forse un filino più di tattica di un normale tower defense e la costruzione di navi di difesa. Princess Maker 2, questo mi aspettavo andasse più in alto, magari il mese prossimo andrà più in alto. Linkito, All in the Game Crime Strategy, questo me l'ero praticamente totalmente perso, di solito li guardo tutti i giochi di strategia legati alla criminalità organizzata, ma questo effettivamente non deve essere andato benissimo. Myers Bonded Spirit, abbiamo fatto una piccola serie, ma è un gioco che effettivamente ha una mappa troppo grossa per essere percorsa a cavallo, è troppo tortuose le strade, cioè si passano ore per andare da A a B, e anche la componente manageriale è molto abbozzata per il momento. Mi sembra che sia in early access, magari potrebbe migliorare, temo di no dal punto di vista della mappa, ma almeno se mettessero un fast travel potrebbe migliorare quell'aspetto. Poi abbiamo Harmonies The Handmade Kingdoms, poi This Grand Life 2, che mi aspettavo arrivasse almeno a 100 recensioni essendo anche un sequel, Renaissance Kingdom Wars, poi Midnight Ramen, che è un gioco che effettivamente mi ha incuriosito, era tra i giochi del mese scorso e purtroppo non è arrivato a 100 recensioni, così come Kingdom Dungeons and Hero. Do a Crime Strategy RPG, questo invece era tra i giochi del mese scorso e, come dicevo, però provata la demo non era nulla di eccezionale e non è arrivato alle 100 recensioni. PPA Pickleball Tour 2024, non so cosa sia sta roba, se è una specie di padel o una roba così. Silent Depth 2 Pacific, gioco della Micropose se non erro, non è arrivato alle 100 recensioni, ma le recensioni che ho letto dicono che è un gioco molto semplice per essere un gioco di sottomarini. Fortunatamente settimana prossima uscirà U-Boat, uscirà dall'Early Access e potremo finalmente tornare su un bel sottomarino, non nel Pacifico ma nell'Atlantico. Songs of Steel a Hispania, Schrott, Oasis Mission Sci-Fi Economics Colony Simulator, anche lui non è arrivato. Movie Tycoon, anche questo, su questo ci si sperava un po' come i classici successori spirituali di The Movies, ma no, il gioco non è ancora assolutamente pronto, è in Early Access e dai commenti sembra che effettivamente quello che avevo notato nella demo, cioè prestazioni terrificanti e comunque molto raffazzonato su molti ambiti, su, cioè cerca di imitare The Movies ma non ce la fa, sembra confermato effettivamente dalle recensioni che ho letto di questo gioco, che comunque per ora non è arrivato alle 100 recensioni. Poi abbiamo Buccaneer, abbiamo anche The Emperor and the State, Grab Track, questo invece era abbastanza divertente, pensavo andasse un filino più in alto, Gancho, Strategic Command World War II War in the Pacific, questi sono giochi molto specifici, i giochi a turni esagonali di guerra, e non è neanche detto che la gente che li compra li recensisca su Steam. Poi Tactical Warfare Siege Survival, Governor of the West, Ocean War Hidden Crafter, Exo City, Nakami, The Human Restoration Project, la lista è veramente lunghissima, Cloud Study, Deep Web Simulator, Chocolate Factory, questo era stato spinto all'infinito, c'erano anche stati articoli su alcuni siti che parlano di videogiochi, è un classico factorio, cioè un classico infinifactory,
Ma non è andato assolutamente da nessuna parte, ancora sotto le 100 recensioni, magari il prossimo mese. Rysviat Nuclear Power Station, che era inizialmente segnalato come un free-to-play, ovvero come un gioco che sarebbe stato lanciato con un breve periodo in cui era scontato al 100%, in realtà è stato lanciato con un prezzo normale da Early Access, sembra una decina di euro, ma vado a memoria. Anche questo non arriva a 100 recensioni. Nella recensione si dice che il gioco è naturalmente confuso, e vorrei anche vedere. Si controlla una centrale nucleare, ma logicamente è il primo passo di un Early Access. Speriamo vada bene, perché il tema è molto molto carino. Poi abbiamo Sarah Adventure Time Travel e finiamo con Crops. Affrontiamo ora la classifica dei migliori giochi del mese. Abbiamo al 25° posto e ultimo, col solo il 42% positive, F1 Manager 2024. Questi titoli grossi non c'è modo che vadano bene, scontentano sempre tutti in un modo o nell'altro. Al 24° posto, 45% positive, City Transit Simulator Tram. Questo dovrebbe essere di Dovetail. E non va bene neanche lui. 23%, 50 positive, First Dwarf, 22% Cast Fallen, 22%, 22° posto, Crest Fallen Medieval Survival, 62% positive. Cominciamo a salire, siamo già sopra il 50%, 21° posto, The Crust con 65% positive. Questo gioco lo sto portando sul canale, c'è una serie attualmente in corso, dovrei registrare a breve il terzo episodio, ma è molto molto confuso l'inizio di questo gioco, ma sto vedendo che gli sviluppatori stanno buttando fuori praticamente una patch al giorno. Speriamo migliori, perché le premesse di questo gioco sono molto buone. Si tratta di una sorta di Factorio misto Surviving Mars ambientato sulla Luna, e in particolare sotto la superficie della Luna. 20° posto, 66% positive, Drug Dealer Simulator 2. 19° posto, 66 positive, Norland. 18° posto, 68 positive, Republic of Pirate. Gioco molto bello nelle prime 2 ore e poi mi sono inchiodato su un probabile bug su una missione che ha fatto proprio interrompere la campagna, che mi sembra sia 3 episodi, che c'è, trovate sul canale. Happy Sheepies 7 out of 10 al 17° posto, 16° posto, sempre 7 out of 10, Outbreak. Al 15° posto, 73% positive, Tradesman Deal to Dealer. Poi 14°, 74 positive, Kingdom Rush 5 Alliance TD. 13° posto, Thought Experiment Simulator, 77%. Come vedete, è un gioco dove si fa in qualche modo trolley program. Non so, non lo so cos'è questo gioco. Magari a un certo punto andrò a vederlo. 12esima posizione, 82% positive. Cominciamo a salire con Space Prison. Questo dovrebbe essere il classico roguelike alla Darkest Dungeon in qualche modo. 11° posto, 82 positive, Codename Ocean Keeper. 10° posto, 84 positive, Factory Outlet Simulator. Questo gioco, la demo era un disastro, però questo è la dimostrazione di quanto stia andando questo genere di giochi. I giochi dove ci si mette dietro una cassa e arriva la gente e gli vende una cosa, come Supermarket Simulator e cloni e cloni e cloni. 84% arriva in top 10. Al 9° posto, Gym Simulator 24, è più o meno lo stesso concetto portato da un'altra parte. Questo gioco è veramente ridicolo per certi versi. E c'è anche un altro gioco di costruzione di palestra, che dovrebbe uscire a breve, con un nome molto simile, e a mio parere, guardando le demo e guardando il gameplay di questo Gym Simulator, anche più curato.
Ottavo posto, 91%, College Bowl, una buona alternativa se non volete spendere 100 euro per Madden. Questo gioco effettivamente sembra piacere molto più di Madden, naturalmente vedete la grafica quello che è, però dovrebbe essere divertente. Mi piacerebbe magari anche questo provarlo e se nel caso portarlo sul canale più avanti. Settimo posto, 92% per Artisan TD, sesto posto, 92% per The Operator. Questo gioco, oddio, l'avevo... No, non avevo portato la demo sul canale, è una specie di mezzo X-Files ambientato negli anni 90, si è un agente, è il classico gioco in cui si è davanti a un computer, in cui bisogna risolvere dei casi semplicemente utilizzando tutto quello che si può trovare, mettendo insieme le informazioni. 92%, gioco completo, quindi potrebbe essere un buon titolo per quest'anno, infatti probabilmente lo troviamo anche in classifica generale. Quinto posto per GoGo Town, quarto posto 93% per Horticular, terzo posto 97% per Cataclismo. E come dicevo, giustamente, Hooded Horse continua a tirar fuori un successo al mese e io non so come sia possibile per una casa di distribuzione imbroccarle così tante di fila. Sono veramente bravi, 97% positive, Cataclismo. Secondo posto, 97% positive per Farland e al primo posto ancora 98% positive, quindi un punteggio molto vicino al punteggio perfetto per Distopica, che è il City Painter Cyberpunk che già avevamo, di cui già avevamo parlato l'episodio scorso e anche in altri video. Sono quattro i giochi usciti dall'Early Access nel corso dello scorso mese, andiamo a vederli. Il primo è Skies Above the Great War, che è stato in Early Access per 6 mesi e non ha raggiunto le 100 recensioni. Poi abbiamo Shanshui Heaven, di cui trovate una partita e forse anche una mini recensione sul canale. Sono stati 8 mesi di Early Access e anche questo non è arrivato alle 100 recensioni. USC Counterforce, anche questo l'ho portato sul canale, è una specie di XCOM ma veramente non si può sbagliare nulla in questo gioco. Adesso magari lo dovrei riprendere ora che è uscito dall'Early Access, e ha avuto un anno esatto di Early Access e ha un 72% di recensioni positive, che not great, not terrible, classico 7 out of 10. Poi c'è Terrascape, che vi ho portato sul canale nella versione fuori Early Access e effettivamente devo dire che si merita questo 88% dopo un anno e 4 mesi. E continuiamo con il discorso degli Early Access, con i migliori giochi in Early Access dell'ultimo anno. Al decimo posto Manor Lord, che salta dentro e fuori dalla classifica un po' con i giochi che ci lasciano mano a mano che si va avanti. Comunque, sempre un buon successo tra i migliori giochi dell'anno per la categoria e come discutevamo settimana scorsa sulla sostenibilità dello sviluppo di un Early Access di successo, non aspettatevi che questo Early Access sia rapido e che arrivino tantissimi contenuti a raffica. Non è un live service, lasciate maturare questo gioco. Io lo sto lasciando maturare, anche se in realtà questo gioco non mi convince ancora completamente per il suo mix di guerra e costruzione delle città. Cioè, mi sembrano due cose messe insieme ancora un po' troppo male, ma non ci ho mai giocato in realtà, quindi il giudizio è puramente sul gameplay che ho visto, sempre dell'Early Access. Nono posto, Mind Over Magic. Ottavo posto, Cyberman A New World, e questo ci dice che effettivamente questo stile di giochi può piacere, perché abbiamo visto questo e abbiamo visto anche l'altro gioco, quello tipo X-Files, che poi troveremo in classifica dei giochi completi. Settimo posto, Supermarket Simulator, parlando di giochi che piacciono,
questo genere qua per qualche ragione piace un casino, la gente vuole stare dietro la cassa, vuole scaffalare, io non lo so perché lo voglia fare in un videogioco invece di uscire e farlo nella vita reale, prendere uno stipendio ad esempio, non lo so. Sesto posto Nuclear Option, quinto posto Abiotic Factor, quarto posto News Tower, questo Early Access lo sto seguendo molto da vicino e prima o poi lo porterò sul canale. Al terzo posto Thronefall, che dovrebbe essere quasi vicino a compiere un anno. Secondo posto Rooftop and Alleys, The Parkour Game, questo gioco era partito con un punteggio pieno, praticamente 100%, e ora è sceso leggermente, ma è normale, ma è anche al secondo posto, quindi è uno dei migliori Early Access di quest'anno, un gioco logicamente di un genere tutto suo, genere che in passato aveva avuto solamente cose come Mirror Edge, e sembra che effettivamente questo gioco, per quanto sia di un sviluppatore singolo, sembra sia riuscito a colpire nel segno. Al primo posto ancora Railroader, giusto per dire quanto la comunità degli appassionati dei treni cerchi sempre il gioco perfetto. E come di consueto andiamo a concludere con la classifica annuale dei migliori giochi completi. Al decimo posto appunto The Operator, come dicevo stava andando bene, è andato bene, si è preso un posto in classifica, e questa vi assicuro che è una classifica molto molto competitiva. Nono posto Instrument of Destruction, deve essere carinissimo questo gioco in cui si tirano giù palazzi. Ottavo posto Empires of the Undergrowth, appunto uscito dall'Early Access lunghissimo, 5 anni, e ci accompagnerà ancora per un anno. Settimo posto Summer House, House Painter sostanzialmente, come un City Painter, è un gioco dove si sostanzialmente si disegna, non c'è un vero aspetto simulativo, sono quei giochi cosy che come vedremo sono in classifica. Sesto posto Buckshot Roulette, quinto posto Against the Storm, anche lui Early Access bello lungo, quarto posto Dune Imperium, terzo Dystopica, che era appunto al primo posto ancora dei giochi usciti negli ultimi 40 giorni, secondo posto Goat Simulator 3, sempre con la uscita su Steam, e al primo posto, a proposito di giochi cozy, proprio Minami Lane. E con questo è tutto, grazie per l'attenzione. Ricordo che ho una pagina su Steam dove pubblico tutte le mie recensioni, trovate il link in descrizione. Se ti è piaciuto questo video iscriviti al canale e attiva la notifica per non perdere la prossima puntata, che sarà esattamente tra un mese. Alla prossima!